Adesso questa fase è la fase di formatura. Il modello è questa parte che va da qua a qua, perlomeno spero che si capisca. Mentre questo pezzo qua è uno sfiato, un canale di sfiato. Questo pezzo qua è il pezzo della materozza. La fusione avviene in questo verso, per cui tutto intorno sarà posta una rete di rinforzo per la parte di formatura. Il metallo fuso verrà versato da quassù, perché questa diventerà la parte cava. E ogni scultura è numerata dall'1 in questo caso a 10, perché sono 10 pezzi. Misuriamo l'altezza della gabbia, 35 cm, 35, 35, andiamo quasi bene, questo dovrebbe andare bene, anche la distanza va bene, quindi questo qua, mettiamo la gabbia. Anche questo c'ha la parte superficiale superiore e la materozza. Questo c'ha dei problemi diversi, ogni scultura c'ha un problema particolare. Lo sto qui. Questa è la parte davanti, la parte che verrà tolta è questa parte superiore che sta saldata sulla groppa, chiamano, no? Sul dorso. Può mettere anche più dietro. Questa è terra refrattaria, terra rossa per camini. Ormai questa terra io l'ho adottata perché è una terra molto soffice e costa anche 1500 lire al chilo questa terra. Adesso, ecco, lo puoi vedere benissimo. Stop. La miscelazione la facciamo a freddo per evitare che durante la fase dell'impasto. Questo è il pezzo da formare. Facciamo due impasti. Ripetiamo quando mettere l'acqua. Due impasti. Un primo impasto serve per fissare la statuina nel recipiente. Quando l'acqua non assorbe più terra, è la consistenza giusta. Prepariamo adesso l'impasto. Adesso preparo il secondo impasto. Il secondo impasto serve per completare l'opera e in questo frattempo il primo impasto si è parzialmente indurito in modo che la statuina, il modello viene fissato nell'impasto e durante il versamento dell'impasto non si muove la statuina, è abbastanza fissato. Quindi preparo il secondo impasto per concludere. Che peccato.
Adesso la forma viene agitata leggermente per fare in modo che tutte... Dunque, questo è il punto di colaggio dopo che è stata bruciata la cera. Normalmente la forma viene preparata all'incontrario, ma in questo caso per opportunità, diciamo, specifiche è stata fatta una formatura in senso opposto. Adesso dobbiamo soltanto andare a cercare da quest'altra parte i canali di sfiato. Poi la forma invece è chilogrammi, la forma umida, chilogrammi. Un attimo, stop. E 600 pronta per il primo essiccamento sul termosifone di casa. Thank you.
dopo l'ultima fusione sperimentale con l'alluminio. Queste sono le tre fusioni di bronzo fatte stamattina, è ancora calda la forma, abbiamo visto poco fa quella nuvola di polvere che ci ha un po' affumicati e adesso proviamo a vedere dentro che è successo. Riprendi, poi dopo si mette un'altra volta.